Buonasera dal gruppo di artisti alpini, ci troviamo alla Casina del Principe di Avellino per la mostra fotografica di Francesco Maria Olivo dal titolo Light Games. E ne parliamo col diretto interessato che ci racconterà un po' come è nata questa passione per la fotografia. La passione per la foto ce l'ho ormai troppi anni, visto la mia età anagrafica, ce l'ho da più di 30 anni, quando la fotografia non era digitale. E quando per fotografare davvero dovevi saper fotografare, utilizzare la macchina, le pellicole, la stampa. L'ho portata avanti come una passione nel corso degli anni, semplicemente come un interesse. E queste foto nascono forse un po' per caso, nascono alcune fotografie che ho scattato per vedere che cosa ne poteva venire fuori. Quando poi sono andato a vedere le ho trovate interessanti, almeno alcune, una parte di esse le ho trovate interessanti, e ho pensato che forse valeva la pena di esporle tutto qua. Mi piacevano i colori, mi piace soprattutto il fatto che da alcune fotografie, ripeto, assolutamente non costruite, poi io ci abbia visto delle cose, ognuno credo ci possa vedere ciò che crede. Via. Questa per esempio a me ha ricordato sin dal primo momento il velo di una sposa, un abito assolutamente non ricercata, però questo è quello che ci ho visto. Naturalmente ci puoi vedere forse mille altre cose, non lo so. Infatti il titolo è eloquente, perché soggetti vari, e quindi dà modo a chi guarda questa foto, a chi osserva, di poter vedere una serie di cose. Sì, io diciamo che ho suddiviso le fotografie in alcuni temi principali. Questa fa parte della categoria soggetti vari, poi ci sono quelle che riguardano la terra, la nostra madre terra, ci sono quelle che riguardano paesaggi, ci sono quelle che riguardano quello che io ho pensato provenendo da quegli anni, un viaggio psichedelico nella magia degli anni Ottanta, ci sono quelli che riguardano dove ho visto dei fiori, dove ho visto delle creature marine, dove ho visto dei soggetti astronomici o altro. Via. Questo tema in particolare viene fuori fotografando un oggetto abbastanza comune che molti abbiamo in casa, e fotografandolo con luce diversa, con modo diverso, si riescono a ottenere degli effetti diversi. In particolare quando ho scaricato questa foto sul computer mi sono sembrate degli effetti astrali sotto l'influenza di non so quale droga. Questa si chiama visioni astrali sotto l'effetto dell'LSD, ma anche le altre di questo genere sono tutte lo stesso oggetto fotografato in situazioni e con luce diversa, e mi piaceva il fatto che una cosa abbastanza comune potesse darci questa sensazione. E concludiamo questa carrellata di foto in mostra fotografica di Francesco Maria Olivo con il titolo Fiori. Questa fa parte della categoria dei fiori, io qui ci ho visto una rosa, la delicatezza della rosa, e non saprei che altro aggiungere. Io ci ho visto questo, magari ci puoi vedere mille altre cose, non lo so. E ricordiamo che la mostra fotografica Light Games di Francesco Maria Olivo sarà visibile fino al 25 ottobre presso la Casina del Principe di Avellino. Buonasera a Francesco Maria Olivo, dal gruppo di artisti alpini. Grazie a voi.